Eccoci allo sport dunque per leggere insieme le pagine dedicate al calcio, ad esempio in apertura con il Perugia che si gode l'ottimo momento, le tre vittorie consecutive. Allora, con il Corriere dell'Umbria, come Piola e Sceva, bomber di Carmine fa volare il Perugia. Ha compiuto 28 anni nello stesso giorno in cui sono nati i due attaccanti. Da quel momento è iniziato il suo periodo magico con tre gol realizzati in 180 minuti. E poi Cittadella già nel mirino, pochi cambi per Bucchi in vista della gara di sabato prossimo. Ancora Alcuri, la squadra ha ripreso ad allenarsi, Drolet in gruppo. E il segreto del miracolo Grifo, padre Arrigoni, ha dato un po' di carica, contento dei risultati. Il parroco di Rivotorto e la visita a Pian di Massiano, ho benedetto gli uffici dopo il derby, ho incoraggiato tutti in un momento difficile. A proposito di derby, umore decisamente diverso in casa Ternana, cambia l'attacco ma la Ternana non fa mai gol. Palumbo non è a suo agio nel ruolo di trequartista, per il tecnico è Lagumina l'unico centravanti puro. Carbone Vercelli ha optato per l'attacco agile senza l'uruguaiano Avenatti, ma le occasioni migliori sono arrivate soltanto da conclusione della distanza. E a Trapani tornano Valiant e Meccariello, ancora da valutare Coppola e Avenatti. Il Gubbio che si gode il primato, a sorpresa ma meritato, titolo del Corriere dell'Umbria, se va la gussa la butta dentro, puntini puntini, meglio delle big con il centrocampista re dell'Imbucata che se fa come a Monza, le note insomma sono positive, da Volpe a Narciso, giovani, esperienze e minutaggio, panchina lunga a centrocampo, non davanti, ma c'è Casiraghi. Dunque l'ottimo momento del Gubbio analizzato ieri sera nel corso di fuorigioco. Tra gli ospiti c'era Rinaldi, ovviamente la replica oggi alle 14 su TRG. Intanto il Parma battuto in casa, la Feralpi fa 2-1 e raggiunge la vetta. Questa è la novità dopo il posticipo della classifica, Pordenone, Feralpi e Gubbio a quota 16. Intanto Romano, oggi arriva il verdetto dell'ecografia per stabilire l'entità dell'infortunio. Segnaliamo una manifestazione di calcio a 5, l'UEFA Futsal Cup, Foligno capitale del calcetto, da domani a sabato quella che è ritenuta la Champions League del calcio a 5, in campo il Rieti per l'Italia. Andiamo in Serie D, il Foligno, trasferta a rischio, i soldi per Lanusei ci sono, c'è un punto interrogativo dopo la presa di posizione, la lunga lettera della dirigenza, del presidente Jus in primis, la società costi notevoli per andare in Sardegna e la città è indifferente. I debiti sono lievitati da 120 a 480 mila euro. Guazzolini è ansioso, si sente sempre sotto esame. Dunque, analisi a tutto tondo, secondo la dirigenza, il comunicato della dirigenza biancazzurra, il passaggio più importante, il CDA della società intende nei prossimi giorni affrontare nel proprio interno un approfondito confronto con il presidente Jus, interrogandosi sull'opportunità di proseguire l'impegno in campionato anche in considerazione della prossima trasferta sarda di Lanusei che necessita di ingenti spese per una squadra le cui sorti sono del tutto indifferenti alla città cui appartiene. Dunque, l'analisi a 360 gradi, le altre ombre, i bomber Liurni e Ridolfi, il 4-3-3 è il modulo giusto e l'attacco diventa prolifico. Parliamo del Trestina che si gode la bella vittoria di domenica scorso sulla Torres 5-0. Città di Castello reduce dal pareggio a Sassari. Fiorucci mastica amaro, alla fine abbiamo sprecato davvero troppo, ma il primo tempo siamo entrati in campo con 40 di ritardo come l'aereo che ci ha portato in Sardegna. Insomma, i disagi per queste lunghe trasferte sono sempre dietro l'angolo. Una pagina dedicata a Farabi, tra l'altro ex Gubbio, parato bagnato e immobile, ricordi appunto della sua esperienza in maglia rossoblu. Il portiere si è rituffato tra i dilettanti dopo Gubbio, ora fa magia, quel penalty a Como, l'abbraccio di Gomez in pullman e lo studio è il mio futuro. Queste le sue parole. E poi c'è spazio per la promozione da Tavernelle, Mincarelli, inferno e ritorno, il prodigio fa gol da 50 metri, da Spoleto, bronzo, Educato stavolta ci è andata bene, da Cannara, quinti, pazzo di Francioni, il mancino decisivo domenica in perfetta sintonia con i metodi del tecnico Eugubino. E poi il fraticciolo di Bistoni fa doppietta, l'essa esordillo dalla Campania. Poi c'è la pallavolo con la A2, la Monini, Spoleto, quanti errori, provvedi, rivive Mondovì, i difetti per il coach, discontinui in attacco, il Mani fuori di Paoletti. Questa
Costanza La Liscia prima nel ranking Young Riders, poi segnaliamo Super Pietrangeli, Norcia Rinasce, ha iniziato a 6 anni con la bici senza sellino, il cinquantino della Beta, regalo di nonno Furio, gli piace il calcio e tifa Lazio. Ripartiamo dal Perugia con la Nazione, Perugia di Carmine e Monaco, le star che non ti aspetti, l'attaccante e il difensore hanno sovvertito le gerarchie e preso la scena, Bucchi ha convocato la squadra ieri mattina, ancora problemi per il terzino destro, oggi una seduta pomeridiana in agenda. Intanto biglietti già in vendita online nelle ricevitorie per il big match con il Cittadella, ancora capolista, e poi indagini dopo i tafferugli e caccia ai responsabili per incidenti tra i tifosi di Perugia e Avellino. Grifo in campo del prete da valutare, come abbiamo detto. La Ternana, ma dove sono i gol? A Trapani è già spareggio, solo 4 reti segnate. La classifica si fa scura. Foligno, c'è un clima di ostilità e ricatti. Il patron Ius attacca tra maxi bollette da pagare l'allenatore Guazzolini. In bilico a Gubbio, tutt'altra aria, tutt'altra umore, atmosfera. Maggi fa il pompiere, prima la salvezza, i rossoblù sono in testa al girone e si sono ripresi il barbetti dopo la vittoria con il Forlì, in attesa di un altro match di fronte ai propri tifosi. Sabato con la Maceratese in eccellenza, il Bastia fa sognare e Mammoli dice procediamo sereni e senza illusioni. E poi c'è la pallavolo con la Sir, vittoria tra luce e ombra, ma i tifosi sono fantastici. Tecnico Kovac dice abituarsi alla pressione, la spinta dei fans, la passione Perugini per la pallavolo e la Sir si moltiplica, palla evangelistica remito anche per una partita che non era di cartello. Il basket di A1 femminile, coach Serventi dice Umberti ne serve più cattiveria, Serie B maschile, Val di Ceppo resistenza troppo blanda. Poi la Serie C femminile con il San Mariano che intasca il torneo domestico, il rugby under 18, la Barton Cus viaggia a punteggio pieno al Città di Fossato di Vico di tennis, Matarazzi si arrende in finale a Lodovici. Vediamo con lo sport, con il Messaggero, ripartendo dal Perugia, Grifo, zona playoff dopo 10 mesi, 3 successi di fila hanno rilanciato la grande. Il Perugia non era così in alto addirittura da Natale dello scorso anno, netta differenza di punti e gol tra Bisoli e Bucchi, il tecnico sognare, i nostri sogni sono settimanali. E poi gli under biancorossi sulle montagne russe, segnaliamo da Città di Castello, il nuovo campo con le offerte dei fedeli sportivi, campo da calcio, volley e basket realizzati con le offerte dei fedeli sportivi, il contributo di imprenditori artigiani, sarà un vero e proprio centro sportivo nel quartiere Latine. Poi Sir, mea culpa dei big, troppi errori, Zaitsev, ho fatto più punti per loro che per noi, mi spiace, dice il forte pallavolista. Chiudiamo con il Foligno di nuovo in bilico, valutiamo se proseguire, il senso della presa di posizione della dirigenza, esce allo scoperto Cristina Trella, membro del CDA di Ius, soli osteggiati, follia fare calcio qui, attacchi al comune, città indifferente se non ostile, dai debiti alle super bollette, a fondo anche contro i predecessori. Dunque tornano le nubi sulla vicenda biancazzurra. Intanto il Palasport Paternesi pronto per la UEFA di futsal, come abbiamo detto, Foligno Rugby avanti, San Lorenzo travolto, Sport da Spoleto, il calcio con la volontà, si imparare dagli errori, guai a ripeterli, parla del frate, rammarico sì, ma abbiamo reagito. Per la pallavolo sempre da Spoleto, provvedi, dice voltiamo pagina dopo la sconfitta al tie-break. Noi con questo concludiamo qui il nostro appuntamento con l'informazione di TRG Mattina, ovviamente tutti gli aggiornamenti nel portale trgmedia.it, dalle 19 i nostri notiziari dedicati a provincia, Alto Chiasso e Sport. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di giornata.